Sono passati più di 90 giorni da quando il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di mettere in atto un'operazione speciale militare contro l'Ucraina. La guerra sin da subito ha strappato via vite umane, ha danneggiato il territorio ucraino e innescato una crisi globale. I mercati sono sotto shock per questa, tra molte virgolette, operazione speciale. La situazione è molto delicata e i due stati non riescono a trovare un compromesso. L'Ucraina è uno stato molto importante per vari fattori. Ma oggi voglio concentrarmi solamente su uno di questi. Sto parlando del suo ruolo nell'esportazione di grano, fertilizzante, oli vegetali e in parte anche di mais. L'agricoltura in Ucraina ricopre un ruolo fondamentale. È una delle principali entrate per lo Stato ed è importante perché molti stati fanno affidamento all'Ucraina per le risorse alimentari. Come potrete facilmente intuire, in queste condizioni diventa complicato condurre un'attività agricola con lo stesso motore di prima. Decine, se non centinaia di chilometri di raccolto sono stati devastati dalla ferocia della guerra. Nel suolo sono presenti delle mine inesplose, che rappresentano un forte pericolo per i contadini, e tanti macchinari sono stati distrutti dalle esplosioni. Questo scenario può essere il preambolo per una forte crisi alimentare in tutto il mondo. Giorno dopo giorno, con la guerra in corso, le forniture alimentari mondiali vengono danneggiate. Centinaia di milioni di persone potrebbero essere colpite dalla fame. Oggi ci concentreremo sulla crisi alimentare innescata dal conflitto. Andremo a vedere quali stati dipendono dall'Ucraina e di conseguenza quante persone potrebbero essere colpite. Analizzeremo qual è stato l'impatto della guerra e ci soffermeremo su possibili piani per rimediare. Cosa è cambiato dall'inizio della guerra? Sicuramente i contadini sono stati bloccati dal conflitto, poiché le zone sono state invase dai soldati russi e le esplosioni spaventavano. Tuttavia, questa è una guerra che è stata definita urbana, poiché non viene combattuta al confine, ma all'interno delle città. Il territorio ucraino è molto vasto, quindi le invasioni nelle campagne erano momentanee, le truppe poi si spostavano verso nuovi territori. In questo modo i contadini hanno ripreso a coltivare e hanno anche previsto un buon raccolto, nonostante ciò che è accaduto. Il problema è un altro, il blocco dell'export. La produzione pronta a essere esportata è ferma nei porti, soprattutto in quello di Odessa. Odessa è una città considerevole, poiché si affaccia sul Mar Nero e dispone di un grande porto, da cui partono la maggior parte delle navi mercantili. Il presidente ucraino Zelensky ha accusato la Russia, dicendo che ci sono 22 milioni di tonnellate di grano bloccate, e i russi lo rubano costantemente e lo portano da altre parti. Zelensky poi ha invocato l'aiuto della comunità mondiale, che deve aiutare l'Ucraina a sbloccare i porti marittimi, altrimenti la crisi energetica sarà seguita da una crisi alimentare. Infine, ha esplicitamente richiesto armi agli stati esteri, per poter sbloccare le vie sbarrate dai russi ed evitare che il mondo viva una nuova crisi alimentare. Però, se non si riesce ad esportare per via marittima, è possibile farlo con reti stradali e ferroviarie? No, i russi hanno pensato anche a questo, infatti hanno bombardato le infrastrutture per non permettere l'esportazione. I danni alle infrastrutture di trasporto includono 6.300 km di linee ferroviarie fuori uso e danni a 289 punti stradali e 41 ponti ferroviari. Ma quali stati soffriranno maggiormente? L'Africa è il continente che rischia di pagare il prezzo più alto per il blocco dell'export del grano e l'aumento del costo delle risorse alimentari. Il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, ha fatto sapere che sono stati aperti nuovi mezzi di trasporto per l'Ucraina. L'obiettivo è arrivare ad altri porti e trovare mezzi di trasporto che abitualmente non vengono utilizzati, come i treni, così da riorganizzare il mercato mondiale. Il rischio della fame in Africa è molto concreto, per questo la Commissione europea vuole assicurarsi che nessuno resti senza grano. Secondo quanto riporta il Messaggero, l'Unione europea è pronta a mettere a disposizione i suoi porti sul Mar Nero per trasportare grano e mais ucraini nel resto del mondo. Inoltre, i 27 membri dell'Unione europea sarebbero pronti a sostenere con il loro bilancio le nazioni più esposte al rischio carestia in Africa e Medio Oriente. La strategia dell'Unione sarebbe quindi rivolta a scongiurare una crisi alimentare su scala planetaria, soprattutto per i paesi del sud del mondo. Molti stati stanno già soffrendo la scarsità di grano disponibile e l'aumento dei prezzi, per esempio lo Sri Lanka. Questo stato, definito la lacrima dell'India, è fortemente dipendente dalle importazioni per soddisfare il bisogno alimentare della popolazione. La gravità della situazione ha costretto lo stato a dichiarare il default. Nel mondo sono 193 milioni le persone che soffrono di fame e 570.000 in condizioni di emergenza assoluta. Questi dati non comprendono però le conseguenze della guerra. Le
L'invasione russa rappresenta in questo senso una catastrofe nella catastrofe. Bisogna subito porre rimedio a questa crisi, prima che sia troppo tardi. L'inflazione nel comparto alimentare, infatti, colpisce in primo luogo i meno abbienti e dunque le nazioni meno ricche. Le difficoltà nell'approvvigionamento, inoltre, renderanno più difficile la distribuzione, già resa complicata dalle difficoltà che incontrano ormai da parecchi mesi i settori della logistica e dei trasporti. L'Italia rischia qualcosa? L'Italia non è affatto immune a questa crisi alimentare, anzi, il nostro Stato verrà colpito in modo diretto dal conflitto. L'Italia è un paese deficitario, che dipende molto dai suoi importatori. Dall'Ucraina importa il 62% del fabbisogno di grano per produrre pane e biscotti, il 35% del grano duro per la pasta e il 46% del mais per l'alimentazione del bestiame. Ettore Prandini, presidente della Coldiretti, la maggiore associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana, ha spiegato che bisogna invertire la tendenza ed investire per rendere il paese il più possibile autosufficiente per le risorse alimentari, facendo tornare l'agricoltura centrale negli obiettivi nazionali ed europei. Nell'immediato occorre salvare aziende e stalle da un'insostenibile crisi finanziaria, per poi investire per aumentare la produzione e le rese dei terreni per combattere la siccità, a supporto delle produzioni, della tutela e della biodiversità, e come strumento in risposta ai cambiamenti climatici. In poche parole, l'Italia deve sfruttare la tecnologia di oggi per limitare sempre di meno la propria dipendenza e cercare di sfruttare il proprio territorio per coltivare il grano e altri prodotti che importa. Come possiamo risolvere la situazione? Lo spettro della crisi alimentare non è iniziato ad abbattersi sul nostro pianeta dallo scoppio della guerra. È un problema che persiste da sempre e sono in atto numerose mosse per cercare di risolverlo. Tuttavia è evidente che il conflitto stia peggiorando la situazione, tanto da farla precipitare. Sicuramente la prima mossa da mettere in atto è impedire alla Russia di continuare la sua invasione. È molto difficile, l'Ucraina spinge per entrare nell'Unione Europea, mentre la Russia vuole impedire tutto ciò. Quando verrà risolto questo conflitto, bisognerà immediatamente provvedere alla distribuzione del grano e delle altre risorse alimentari. Poi bisognerà continuare a stanziare ingenti risorse per aiutare i paesi poveri a fronteggiare la fame. Siamo in una tempesta perfetta. Gli effetti del Covid, i cambiamenti climatici e ora questa guerra stanno facendo diventare l'insicurezza alimentare uno dei problemi globali più importanti. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha spiegato come questa crisi, attraverso l'aumento dei prezzi del cibo e dell'energia e delle condizioni finanziarie più restrittive, colpirà 1,7 miliardi di persone. Prevalentemente nei paesi in via di sviluppo, molte delle quali già in condizioni di povertà. Spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso potete supportare il canale con un like ed iscrivendovi. Ci vediamo alla prossima!